arrivata in anticipo Santa Lucia al Maristella per la Sported, tornata a vincere dopo 3 sconfitte consecutive ai danni del sesto 2010. Un successo per 2-1 firmato Denis Rabaglio, autore di una doppietta che procura ai ragazzi di Miadoro il secondo capo di fila dopo quello nel derby e una chiusura d'anno decisamente amara. In una gara in cui a farla da padrone sono stati gli errori sotto porta e qualche episodio dubbio, il risultato è figlio dell'approccio più aggressivo e determinato dei padroni di casa, sostenuti dalle ottime parate di Romani e da un Rabaglio sempre più alla caccia del titolo di capocannoniere del girone. Ad aprire il festival delle occasioni mancate è proprio la squadra di Bozzetti. All'11° Ruggeri, ben servito da Rabaglio, calcia a botta sicura, ma Migliorati salva sulla linea. La reazione del sesto 2010 non si fa attendere, ma Romani è bravo ad anticipare Nicco. Per nulla intimorita, la Sported riprende a macinare gioco e poco dopo ecco Rabaglio strappare applausi, girando dal limite il suo destro sopra la traversa. Al quarto d'ora, l'azione che avrebbe potuto cambiare volto al match dei sestesi. Al termine di una bella galoppata, Tosi sceglie il passaggio al compagno invece che la conclusione a rete. Lo stesso fa Cipelletti che tenta l'assist per Mascetti con il risultato di far sfumare la perfetta opportunità per il vantaggio. Al 18° il primo dei cartellini gialli estratti nel corso del match dall'arbitro Marazzina di Crema viene rimediato da Niang per questo intervento su Annecchino. La Sported continua ad attaccare, al 20° lo fa però con troppa frenesia quando Rizzi dal limite manda sul fondo. Ghiottissima poi l'occasione fallita da Ruggeri, ottimamente servito da Rabaglio. Si registra quindi alla mezz'ora l'uscita dal campo di Milanesi per un problema muscolare, al suo posto entra Arcari. Il cambio non interrompe l'assedio dei biancoverdi alla porta di Cipelletti con Rabaglio che mette costantemente a dura prova la difesa avversaria. Il sesto 2010 si rivede poco dopo con Tosi che lavora un bel pallone sul lato di sinistra in favore di Mascetti che però cicca malamente la conclusione. Gli ospiti chiedono poi invano un'ammonizione avventurato per questo fallo su Nicco. Il tono della protesta secondo l'arbitro non deve essere particolarmente cortese, il giallo infatti esce ma va a Capitan Giacomin. La squadra di Miadoro rialza la testa al 35° con Tosi che, servito in profondità, calcia addosso a Romani, sulla ribattuta ecca Mascetti, ma Rizzi salva sulla linea. Ancora sesto nel finale di tempo, ancora con Mascetti, ma la retroguardia della Sported è attenta. L'avvio di ripresa per gli ospiti è davvero shock. Non sono trascorsi 2 minuti che la squadra di Bozzetti infatti passa in vantaggio. In mezzo al campo Venturato si libera in modo poco ortodosso di Cipelletti. L'arbitro lascia correre e Venturato infatti corre a servire Rabaglio che confeziona l'1-0. Mentre lui e i compagni festeggiano, gli avversari protestano invano. Sesto 2010 fatica a reagire e la Sported con il solito Rabaglio riparte già 1 minuto dopo, quando Annecchino manca il raddoppio. Attenzione ora ai prossimi 2 episodi. Sempre il giocatore biancoverde subisce al sesto una brutta entrata di Niang, che già ammonito viene graziato dall'arbitro. Sulla punizione che ne nasce, Sora e Mori non si capiscono e Tosi è bravo a soffiare loro il pallone e a involarsi verso Romani, che respinge la prima conclusione, ma sulla successiva zampata non arriva. È allora Bergamaschi a respingere quando la sfera potrebbe aver già varcato la linea di porta. L'azione prosegue con il pallone che, grazie a Nicco, arriva a Righetti. Il suo sinistro potente, sporcato dalla deviazione di Rizzi, finisce fuori del classico soffio. Ma il sesto insiste e al 18° è ancora lì a cercare il pari con Tosi, Nicco e Cipelletti. Sulla conclusione di quest'ultimo Romani si supera, alzando in angolo. Appena l'ondata sestesi cala l'intensità, la Sported è pronta a risalire la china, ma Annecchino ancora una volta non riesce a trovare il gol. Non pare proprio domenica per i numeri 7 perché sul fronte opposto anche Tosi si mangia un'altra grande opportunità. Invece, al 20° Annecchino si riscatta, lanciando con il contagiri per Rabaglio, che proprio non perde occasione per santificare il D di festa, siglare il 2-0 e mettere in archivio la personale doppietta. Addirittura i biancoverdi vanno vicino poco dopo anche al 3-0, ma seppur in 2 tempi, Cipelletti neutralizza la conclusione di Ruggeri. Il sesto 2010, comunque, pur non essendo in una delle sue giornate migliori, si conferma squadra di carattere e non molla.
Nonostante un'indecisione in mezzo al campo, rischi di propiziare il 3-0 con Rabaglio che vede infrangersi sul palo il sogno della tripletta, ecco che gli ospiti accorciano le distanze al 35esimo con Mascetti, che mette finalmente alle spalle di Romano. Match riaperto dunque, ma l'unica vera possibilità del Sesto di acciuffare il pari nel finale capita a Tosi, che manda alto, seppur di poco. Al Maristella si chiude così con la vittoria della Sportet ed una nuova batosta per i pirati del Sesto 2010, chiamati con il nuovo anno ad invertire la rotta.